Salve a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale, sono Lollo 97Zesh, sono qua, sto in questo nuovo video. Siamo su FIFA 16, sulla PlayStation 4 con FIFA 16. Oggi andremo a fare la seconda, diciamo, il secondo episodio della compravendita di Vando Mariano. Allora, cominciamo subito con Maicon, cioè con i terzini destri della Serie A. E ad eccezione di Perez, che è una addia, ma si può anche prendere come terzino. Allora, vediamo un po': Maicon, Steiner, Perez, Montoya, Maicon e Florenzi. Quello più prolifico è stato Maicon e Florenzi. Anche se l'ho fatta una sola volta, diciamo che l'ho fatta con una sola la carta con Florenzi, però. È stato abbastanza poderosa la cosa. Andiamo a vedere il metodo che ho utilizzato. Allora, ovviamente sul nome del giocatore bisogna mettere il nome del giocatore. Poi terzino destro, ovviamente non c'è bisogno di mettere tutto questo come messo io, potete scrivere direttamente il nome. E cerchiamo Maicon, un po' se questo, quindi qual è? No, non è questo, ma è quell'altro. Ok, su minimo non lo mettiamo, il minimo compra ora. Mettiamo il massimo compra ora a 1.900. Si vende a 1.800, quindi si abbassa in 1.700, no? 1.800. 1.800 ci sta solo una carta, quindi praticamente si può vendere a 1.900. Anzi, pure a 1.010 in effetti, perché ci sono poche carte e comunque diciamo che se si incontrano quei giocatori che purtroppo non fanno come me, che cercano con il massimo compra ora, potrebbero comprarlo ovviamente anche a 2.000 tranquillamente. Siccome il massimo compra ora è 2.000, Nel prezzo massimo, bisogna mettere 1.600, mettiamo, anzi 1.700, sì. Sì, perché ci deve essere, diciamo, una differenza di 300-400 crediti. Perché con questa cosa sicuramente riuscirete a comprarlo un giocatore. Peccato che non posso farlo in diretta perché non ho crediti. Cioè, non ho abbastanza crediti, ne ho solamente 929. Scusate, c'ho mal di gola. C'ho pure un po' di raffreddore. Allora, 1.600. Ok, quindi possiamo fare l'offerta a 1.700. 1.700, 1.500, 1.700. Benissimo. Questo qua è un metodo, diciamo, molto semplice. Anche, diciamo, è lo stesso dello scorso episodio. Andiamo adesso a provare con un altro giocatore, con Alessandrino Florenzi. Leviamo il prezzo massimo perché ovviamente non sappiamo quanto costi. Proviamo a metterlo a 2002, vediamo un po', ecco, 2002, 2000, 2001, quindi mettiamo 2000, vediamo un po'. Ce ne sono pochi, possiamo venderlo a 2100. Vediamo un po' 2100. Sì, 2100 è il prezzo giusto. Vabbè, sì, 2100. Adesso proviamo, siccome ci deve essere una differenza di 300 crediti, più o meno potrebbero essere anche 400, quindi 1008, dai, mettiamo 1008. Ok, eccoli qua. Già in 2 minuti ci facciamo 4 carte. Quindi già in 2 minuti possiamo assicurarci 2 carte, scusate, queste 5 minuti. E praticamente diciamo che questo metodo è molto molto buono, perché ovviamente adesso costano, diciamo che le offerte sono in questo modo, ma se si va a farla la sera sulle 9, le 10, il prezzo si dimezzerà, saranno sugli 800, 700, 800 crediti, specialmente appunto con Florenzi, che comunque non è molto, diciamo che
In America non fanno come qua in Europa, vedono più sul overall che sulle su, diciamo, sull'effettivo valore della carta, perché ho cercato Donovan e costava tipo 15.000 crediti, mi sembrava un po' strana sta cosa. Io con questo, ragazzi, vi saluto e vi ringrazio, lasciate un like, iscrivetevi al canale e non so che dirvi, ragazzi, questo qua è il mio metodo molto easy easy lemon squeezy e niente, vi lascio in descrizione fanpage di Facebook, lasciate un like, condividete e ci vediamo al prossimo con Provedi. Bella!